Cosa sono questi numeri? Questi sono i vari accessi dell'ufficiale giudiziario, come iniziando dal 27 maggio, giugno, ottobre, novembre e l'ultimo, eccolo qui, 2 dicembre, con la chiusura di un locale. Allora, le faccio vedere il mio negozio. È completo, sono due locali separati che purtroppo uno però l'ufficiale giudiziario me lo ha chiuso. Praticamente è rimasto dentro tutto il materiale, il lavoro che io ho da fare e sono rimasta in questo piccolissimo locale di 18 metri quadri con tutta la merce. Come può vedere ci sono sedie da tutte le parti. Iniziate, perché è un lavoro molto lungo da fare. Questa è la paglia che io uso, tutta a fili. È un lavoro sconosciuto, ce n'è ci sono tante sedie, tanti divani, però nessuno conosce il lavoro vero e proprio. È un intreccio, vede, fatto con un filo. È per forza così, filo a filo, è un lavoro che non termina mai. Appunto ci troviamo in difficoltà anche a pagare queste cifre di affitto, perché il lavoro, questo è lungo, non si può, non rende. Ci piace, uno lo fa con amore, però purtroppo rende poco. Quanto ci si mette a impagliare una sedia? Una sedia semplice, due giorni e mezzo. Poi quando si trovano queste che il filo non passa sotto, è tutto un altro lavoro, va fermato filo a filo, è molto più lungo. Sono quasi 40 anni che sono qui, e faccio questo lavoro veramente con amore. Tutte le sedie del Rione Monti, dei vari attori, i vari giornalisti, Monicelli, ecco, lo nominiamo perché passava anche lui abitando qui in zona, ma molti giornalisti, da Fofi, da Gigliola Cinquetti, da molti, molti attori vengono, perché a Rione Monti sono comunque l'unica che impaglia. Rione Monti è molto vasto, chiamiamola l'ultima, brutta. Lo dico, ma lo dico solamente con la voce, non con il cuore. Ha visto anche cambiare questo quartiere? Molto, e difatti la paura è proprio questo, che cambia, diventa un quartiere negozi stranieri, negozi che col centro storico di Roma non c'entrano niente. È un vero peccato. Pub, tutti questi negozi qui, piccoli caffè, piccoli ristoranti, paninerie. Gli artigiani a uno se ne vanno perché non possono pagare gli affitti che vengono richiesti. 2.000, 2.000 euro, 1.800, 1.600, ma almeno non c'è niente. Assolutamente. Magari stanno chiusi, li tengono chiusi, però non diminuiscono. Questo negozio c'è dal 1945. Ho lo sfratto esecutivo e io dovrei lasciare il 26 gennaio. Però l'amministrazione comunale vede se può trattare per lasciarmi ancora un periodo fin quando loro non mi danno un nuovo locale, una nuova destinazione. Da quanto tempo è sotto sfratto? Sono 2 anni e mezzo. Paga regolarmente l'affitto? Sì, no? sì, tutti i mesi puntuali come da sempre. Il proprietario non ha cercato di vendere a lei questo? No, proprio no, non ha mai trattato e non ha mai voluto trattare. Non è interessato a nessuna trattativa, mi risponde.